Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è giovedì, stiamo andando ad Acqui perché devo andare a ritirare l'Iser 7:30. Devo andare a ritirare delle cose che mi ero fatta mettere da parte da una ragazza per Pia, dei giocattolini, e poi devo andare a mezzogiorno, vado a ritirare il lettino per Pia, nuovo, il lettino normale da bambini con le sponde, quelle con le doghe, perché nella culletta che ho adesso lei non ci sta più, cioè ci sta, però arriva comunque in fondo, vedo che vorrebbe girarsi, muoversi, ma quella lì è troppo piccola. Quindi voglio dire, può usarla parecchio e quindi niente, vediamo un attimino. Comunque l'idea di fare quello che vi farò stamattina è questa: non vi farò vedere tutto perché comunque vabbè, quando mi vedo con le persone sicuramente no, e poi le cose ve le farò vedere quando le monto, il lettino eccetera, anche i giocattolini, quando andiamo a casa scarico e poi dobbiamo prendere i grandi e praticamente poi corriamo ad Alessandria. Di conseguenza la roba la scarico, la metto di sotto, però in tavernetta, però non posso farvela vedere subito, ve la farò vedere poi magari domani, non credo, sabato. E niente, quindi adesso io mi concentro a guidare e noi ci vediamo dopo. Gasolio, sono riuscita a fare tutto quello che avevo detto, poi mi sono sentita con mia sorella, allora ha detto che viene anche lei con noi ad Alessandria, quindi adesso, tanto che la sto aspettando, sono passata già a fare gasolio, così almeno una cosa è già fatta. E niente, volevo chiedervi da voi quanto costa il gasolio qui in questo distributore, che è un, diciamo, dove si trova il prezzo più buono, secondo me, sta 1,249, quindi praticamente 1,25. E da voi? Fatemelo sapere sotto nei commenti, così, tanto per fare due parole. Io ho quasi finito. Ok. Al McDonald's abbiamo ordinato, lì c'è mia sorella. La mamma, Luchino, quei ragazzi non li conosciamo, lì ci sono il loro cibo, vediamo che cosa hanno preso. Luisa ha preso il McChicken Variation più il Big Mac. Vabbè, la Coca-Cola zero, vero? Certo. Certo, perché bisogna... sennò... E le patatine laggiù. Poi ci sono le patatine laggiù, qui ci sono dei panzerotti, qui panzerotti altri. Qui la roba di Luca, il succo alla mela e lo yogurt. Cosa c'era dentro? Quel giochino? Di Sing. Non c'era dei troll.
Cosa hai preso? Il toast, Luca? Certo, c'è la sottiletta. Poi la mamma invece ha preso il double chicken barbecue e le patatine e l'acqua. Mamma, l'acqua. Noi lì abbiamo due scontrini e aspettiamo che ci partano le patatine, i nuggets, li ho presi i panzerotti, altre patatine, là c'è un doppio cheeseburger, Big Mac, e qua ci sono le bibite, mancano ancora dei panini, qui c'è il Crispy McBacon, mancano ancora dei panini, e quindi aspettiamo, però intanto iniziamo a dividere. Abbiamo fatto tutto, siamo andati al libraccio appunto per vedere, ma che capelli che ho, per vedere se trovavamo dei libri usati per Manuel, ma non ne avevano neanche mezzo, cioè uno sì, ma era tutto scritto, perché era degli esercizi in inglese, perciò ho detto no, guarda, preferisco prenderglielo nuovo, perché e poi con gli esercizi, anche se cancelli, si vedono, quindi no. E, perciò adesso poi andrò a vedere nella cartolibreria dove vado io, e se no glieli prendiamo nuovi, e boh, 4 sono riuscita a trovarli usati, quindi ci arrangiamo così. E per quanto riguarda invece il McDonald's, è andato tutto bene, abbiamo mangiato, adesso siamo, sì, ho portato Giorgia e Pop, e adesso siamo nei cinesi da Wawa per prendere il salvagente per Giada, e volevo vedere se trovavo un materassino che non costava tanto, e niente, quindi adesso noi scendiamo e ci vediamo dopo. Andiamo dritti. Avanti, avanti. Guarda, ci potremmo mettere il cammino, c'è la mamma del cammino. Ciao. Stai? Andiamo un po' più avanti. Vieni qui. Stiamo andando a sbattere. Vieni. Insomma, in questo tieni le braccia aperte, ci stai bene. Mamma, sai io cosa vorrei? Piano, non ci andiamo. Andiamo! Le avevo comprate e poi non riuscivate a tenerle, poi vi davano fastidio. No, io... Guarda mamma, che bella piscinetta! C'è anche il salvagente mio. Vedi? Aspetta. Comunque il più piccolo mi sembra 50 centimetri. Ciao, eccoci, siamo dai cinesi, qua c'è Piuzza. Prima vi ho fatto vedere un video. Poi qua ci sono le scarpe, poi io me ne sono già preso un paio e anche Giada. Proviamo quelli. E Pia qua che ci sta guardando curiosa. No, non puoi prendere. Poi adesso stiamo scegliendo gli occhialini per... per poi andare al fiume. Ok. Qua invece c'è la bambina carinissima. Che carina. Siamo tornati a casa. Intanto che la carne sta cuocendo in padella, ve la faccio vedere, la lonza era ancora surgelata, quindi ci va un po'. Vi faccio vedere che cosa mi sono dovuta fermare da Max Factory ad Alessandria, perché a Sabrina le si sono rotte le scarpe, quindi ne abbiamo prese un paio nuove, quelle lì che vi hanno fatto vedere Sabrina e Giada prima quando eravamo nei cinesi, quelle lì le ho prese nuove là. Queste invece costavano 12,99 tutte e due, perché erano lo stesso modello. Invece mia sorella ha trovato queste qui per Pia, che sotto hanno la suoletta, adesso le apro e ve le faccio vedere bene. Ok, ah, vedete sotto sono così, hanno proprio la suolettina di plastica e sopra sono così.
Un 20 le abbiamo dovuto prendere perché a 19 le stava proprio giusto, giusto, giusto. E quindi abbiamo preso un 20. Sono così rosa con i cuoricini di filo, veramente molto carine. E come avete visto dalla scatola, le ho pagate 10,99 euro. Poi, per stare in casa e per il fiume, noi abbiamo preso queste Crocs piccoline, anche di queste un 20 per 5 euro. Veramente molto carine, ma guardate che belle che sono. Veramente carine. Allora, questo qui invece è il costume che si è scelto Manuel. È blu con queste righe azzurrine. Abbiamo preso una M, sì, e l'abbiamo pagato 7,99 euro. È veramente molto carino. Poi dentro anche i lacci qui all'elastico. È veramente carino e gli mancava perché lui ovviamente cresce, perciò quello dell'anno scorso non gli andava più e quindi ne l'ho preso nuovo. E poi anche Gabriele ha preso il costumino nuovo, l'ha preso così azzurro con queste bande rosse, qua delle bande bianche quadrettate, una scritta, cioè una banda rossa con scritto Sport in bianco. Questo l'abbiamo pagato 5,99, anche questo col cordino elastico in vita, molto molto carino. L'ha misurato e gli stava leggermente stretto con i pantaloncini addosso. Quindi senza pantaloncini gli è perfetto. Poi comunque avendo la stringa per stringerlo non c'è problema. E niente, questi qui sono. Ah, poi Giorgia si è presa una maglietta, ve la faccio vedere appena arriva perché ancora è i Così io sono pop. venuta Sono venuta su assieme. prima in modo da iniziare a preparare per la cena. E niente, adesso vado a preparare il tavolo, a tagliare i pomodori e poi così almeno ceniamo. Quindi ci vediamo dopo per la maglietta di Giorgia.